Amici e telespettatori di Manfredonia TV, buonasera e benvenuti al 13° appuntamento con Salotto Culturale, un programma ideato e condotto da me, Giulia Rita D'Onofrio, ogni venerdì sull'emittente di Manfredonia TV e che va chiaramente in diretta sulla pagina Facebook e sul canale YouTube della precitata emittente. Con me sempre onnipresente il supporto tecnico e registico di Andrea Colaianni. 13esima puntata in compagnia, finalmente non in videocollegamento, bensì in presenza fisica con il nostro ospite che ci ha raggiunti da San Marco in Lamis, e sono in compagnia appunto di Luigi Mossuto, a cui do subito il benvenuto nei nostri studi. Grazie Giulia per averci invitato e a tutti i tuoi telespettatori. Grazie a te Luigi, io vado a presentarti brevemente, ma credo che insomma già tu sia molto conosciuto in quanto autore e presentatore del Talent Fucina di Talenti Garganici, che è andato in scena per 3 edizioni consecutive in Piazza degli Artisti a Borgo Celano, naturalmente in presenza, ma che quest'anno, a causa delle restrizioni dettate dall'ancor vigente situazione pandemica, si rifà il look attraverso l'ideazione di Borgo Talent Smart Edition, che andrà in onda a fine giugno con la gara di 10 cantautori che si sfideranno per aggiudicarsi l'edizione 2021. E il tutto andrà naturalmente in onda sulla web TV del Gargano, TV Gargano. Naturalmente con Luigi Mossuto ci sarà il suo staff di sempre, e cioè la direzione artistica affidata a Silvio Nardella e coordinatore staff Antonio Parisi. Borgo Talent nasce come spettacolo per famiglie in piazza nella suggestiva Borgo Celano nell'estate del 2017, dove per 3 sere consecutive Talenti Garganici si sono messi in gioco in varie categorie quale canto, ballo, recitazione, animando naturalmente la frazione celanese. Quest'anno invece ci sono sicuramente delle importanti novità, oltre al fatto, come dicevo poc'anzi, l'edizione non si svolgerà in presenza, bensì in modalità telematica. Bene Luigi, ti chiedo innanzitutto, e poi ci soffermeremo sulle novità di quest'anno, come nasce Borgo Talent, come nasce l'idea di Borgo Talent? Beh Giulia, l'idea di Borgo Talent nasce nel 2017, maggio 2017, insieme a degli amici di Borgo Celano, seguito di una serata in cui abbiamo fatto una festa, e tra un karaoke e l'altro mi è nata l'idea appunto di questo talent, di questo festival in cui chi ha un talento come cantante, come ballerino, potesse avere l'opportunità di mettersi in gioco e di far passare delle ore piacevoli alle persone che poi sono venute ad ascoltare e a vedere queste persone. È nato tutto il primo anno, ricordo, in un mese abbiamo portato Borgo Talent a Borgo Celano fine luglio, e abbiamo avuto subito nel primo anno un risultato, un riscontro molto ampio di pubblico in piazza. Ricordo che ci fu un evento nella Villa Comunale, c'era un noto personaggio politico che venne in villa e le forze dell'ordine erano lì presenti
scortare questo evento, bene, Borgo Celano è andato in tilt, si è bloccato del tutto e sono dovuti venire in piazza per cercare di far smaltire il traffico. Insomma, questo mi ricordo la cosa del primo anno, eravamo perfettamente sconosciuti come questo format. E poi è stato un amore a prima vista tra noi e gli amici che l'estate per 3 anni ci sono venuti a trovare ogni anno a fine luglio, in cui cantanti, ballerini, attori, quindi categoria canto, ballo e recitazione, ognuno per sé, hanno dato il massimo mettendo in gioco il talento che oggi ha, secondo me, bisogno più di prima di essere protagonista delle principali occasioni, delle principali attività che devono essere riprogrammate per dare un po' di linfa e di carica a tutte quelle persone che purtroppo durante quest'anno difficile non hanno potuto esprimere la propria arte, perché i talenti sono tutti quelli che hanno dei talenti sono degli artisti, e noi nel nostro piccolo vogliamo dar loro l'opportunità di poter esprimere la propria arte. Allora Luigi, io l'avevo già accennato chiaramente nel preambolo di questo 13° appuntamento. Dove sono state ambientate le prime 3 edizioni di Borgo Talent, anche se insomma il nome è già esplicativo? Certo, allora sono state ambientate a Borgo Celano in Piazza degli Artisti, e infatti il nome Borgo Talent appunto viene per rappresentare Borgo Celano. Sono stati 3 edizioni dal 2017 al 2019, in cui per 3 sere consecutive, ogni sera per 3 ore e mezza, siamo riusciti a portare uno spettacolo che ha saputo intrattenere le famiglie intere, dal nonno al figlio, dal figlio al nipote. Infatti questo show di piazza è stato uno spettacolo familiare. Per noi è stato un grande, grande onore riunire le famiglie in questa festa, che è stata una festa comunque di paese, e che abbiamo saputo nel tempo coinvolgere un po' tutti i paesi limitrofi, perché tra i vari concorrenti delle prime 3 edizioni abbiamo sempre avuto concorrenti che vengono un po' da sono venuti da ogni parte del Gargano, e questo per noi che siamo amichevolmente, ecco, impegnati in questo prodotto, è stato uno stimolo nel fare ancora sempre di più e meglio. Quest'anno abbiamo aperto le iscrizioni, Giulia, il 10 maggio, e abbiamo avuto conferma che ormai Borgo Talent è un brand che è consolidato nel tempo, e abbiamo avuto nelle prime 72 ore di apertura delle iscrizioni più di 15-16 richieste di poter partecipare a Borgo Talent, oltre che le principali testate giornalistiche, da Foggia Today, Sipontino, siamo qui a Manfredonia, alla Gazzetta del Mezzogiorno, l'Attacco e tanti altri hanno riportato la notizia. Ecco, la cosa positiva che abbiamo riscontrato è che c'è ancora voglia per chi ha un talento, per chi ha questa dote, di volersi mettere in gioco, nonostante è un periodo difficile per i tanti ragazzi come me, abbiamo un futuro non chiaro, poco roseo, perché comunque è un momento molto molto difficile, ma nonostante tutto c'è ancora tanta voglia di riprenderci la nostra vita e di poter esprimere quali sono le principali attitudini e qualità che ogni persona ha. E Borgo Talent Smart Edition quest'anno lo abbiamo voluto anche portare avanti, proprio per dare spazio a tutte quelle persone che hanno un talento, che purtroppo nelle realtà in cui viviamo non ci sono tante occasioni per queste persone di potersi esprimere, perché la musica è espressione, è comunicazione, è anche libertà soprattutto. Ecco, con questo nostro Borgo Talent vogliamo essere quel baluardo, quel ecco, palcoscenico per tutte queste persone, e sono tante, che hanno questa loro attitudine nel potersi esprimere con la musica, con il ballo, con il canto, con ogni forma di arte. Bene,
Luigi, come mai quest'anno chiaramente siamo ancora in pieno clima pandemico, nonostante la stagione estiva sia dalla nostra parte con qualsivoglia diminuzione chiaramente della carica virale del virus in seguito al caldo, come mai, ecco, avete pensato a questa nuova versione in TV e non in piazza, magari considerando anche che con gli opportuni distanziamenti avreste comunque potuto svolgere la manifestazione in un luogo aperto. Domanda molto interessante. Allora, perché quest'anno Borgo Talent, ecco, hai detto prima, si è rifatto il look e va in TV e non in piazza? Per il semplice motivo che noi vogliamo ritornare a fare quello spettacolo di piazza, però tornarlo a fare come facevamo prima, abbracciandoci, stringendoci, è uno spettacolo che non guarda limiti e confini. Questo noi lo rimanderemo l'anno prossimo, se Dio vorrà e la situazione sarà positiva. Quest'anno questo Borgo Talent noi lo portiamo in TV con questa Smart Edition, soprattutto per un altro motivo, che è quello di dare uno spazio molto più globale che una piazza può dare agli artisti che si esibiranno, per dare quello slancio in più che hanno bisogno per poter ripartire, per poter mettersi di nuovo in gioco e soprattutto per essere uno spettacolo che rappresenta il Gargano, perché Borgo Talent, Talent del Gargano, quest'anno noi con questo evento vogliamo riunire tutto il Gargano, unirlo dal punto di vista artistico, dal punto di vista musicale, come abbiamo fatto questo inverno con la trasmissione Life Gargano, appunto parlando del Gargano come territorio, e l'abbiamo così digitalmente unito. Lo vogliamo fare di nuovo in estate, però da un punto di vista musicale, da un punto di vista di spettacolo. Bene, Luigi, a chi si rivolge Borgo Talent? Borgo Talent si è sempre rivolto, si rivolge e si rivolgerà sempre a tutte quelle persone che hanno nella loro persona, ecco, scusate il gioco di parole, un talento. Il talento è legato a chi mostra a se stesso, soprattutto, di credere in quello a cui una persona deve avere il coraggio di credere. Deve avere il coraggio di esprimersi e deve portare avanti un proprio obiettivo, un proprio sogno, che può essere quello di esprimere il suo talento. Noi quest'anno abbiamo deciso di fare un talent in cui i protagonisti saranno soprattutto delle persone che sono cantautori, che hanno pubblicato, inciso un loro album o pubblicato cover di altri artisti. Abbiamo deciso di avere questa categoria unica del canto proprio per dare una forza in più a queste persone che, essendo degli artisti, hanno bisogno di stimoli maggiori per poter continuare la loro arte. E oggi noi vogliamo essere da motore e da stimolo a queste persone per avere una chiarezza dell'attuale periodo e soprattutto uno stimolo maggiore per andare avanti, anche perché quest'anno renderemo Borgo Talent, da un punto di vista di spettacolo televisivo, a 360 gradi, anche perché il pubblico in piazza non ci sarà, ma lo avremo con gli utenti, perché quest'anno, Giulia, la novità importante, non ci sarà la giuria che deciderà, decreterà poi alla fine il vincitore di questa edizione, ma chi sarà la giuria quest'anno? Il pubblico online, cioè gli utenti che guarderanno le puntate di Borgo Talent, saranno loro con il loro voto a decidere puntata per puntata chi dei due cantanti che si sfideranno in puntata andrà in finale, soprattutto chi poi dei cinque finalisti sarà il vincitore di Borgo Talent 2021. Luigi, quando si chiuderanno le iscrizioni? Le iscrizioni noi le chiuderemo dopodomani, il 23 maggio. Abbiamo avuto, come dicevo prima, Possibilità abbastanza di proroga? richieste. Possibilità di proroga? No, perché siamo ormai prossimi alle registrazioni delle prime puntate
e sono personalmente soddisfatto come staff, a nome di tutto lo staff, e saluto il coordinatore staff Antonio Parisi e il direttore artistico Silvio Nardella, Matteo Tantaro per l'audio e tutti gli altri. Adesso non voglio citarli tutti per non dimenticare alcuni, comunque i più rappresentativi. Abbiamo raggiunto un obiettivo importante. Noi quest'anno Borgo Talent lo vogliamo fare perché volevamo capire quanta ancora voglia c'era e c'è di poter fare spettacolo, di poter fare intrattenimento. E abbiamo constatato che questa voglia ce n'è tanta, ce n'è più delle aspettative e delle previsioni. E noi quest'anno un'altra nostra, diciamo così, scelta, un altro nostro obiettivo è quello di portare intrattenimento in un momento difficile, in cui la gente sì ha bisogno dell'intrattenimento, però questo intrattenimento è anche difficile portarlo all'attenzione della gente, perché oggi la gente è impegnata in altro, è preoccupata in altre cose molto più importanti che fanno parte della vita di ognuno di noi. Quindi siamo consapevoli di portare intrattenimento in un momento in cui questo intrattenimento sì ce n'è bisogno, però è come se siamo in un altro pianeta, no? Ecco, noi vogliamo far distrarre, portare nel nostro pianeta per 10 minuti al giorno, che sarà la durata della puntata che andrà in onda durante l'ultima settimana di giugno, tutti i pomeriggi. Ecco, vogliamo distrarre 10 minuti la gente, portarla nel nostro pianeta per questo lasso di tempo e regalargli un po' di positività. Certo, positività e spensieratezza. Luigi, in conclusione, post Borgo Talent Smart Edition, hai altri obiettivi? C'è qualcosa che insomma è già in fase di pianificazione invece con la conduzione? Ecco, gli obiettivi, io sono una persona che nella vita mi pongo sempre degli obiettivi molto, dei traguardi molto ambiziosi, da 1 a 10, punto a 10, no? E ci sono degli obiettivi importanti che mi legheranno ancora di più alla mia città, alla mia comunità. E soprattutto, un obiettivo importante che io mi vorrei dare in questo periodo è quello di poter essere ancora una volta insieme a tutti coloro che sentono in loro questo dovere civico e morale di impegnarsi sempre per la propria comunità in tutti i paesi del Gargano, ma oltre, perché noi dobbiamo capire tutti quanti noi che noi abitiamo nel Gargano, siamo abitanti del Gargano e abitiamo in un posto che è magnifico e unico, dobbiamo tutti quanti noi ricordarcelo. Se ognuno di noi fa qualche iniziativa, porta a casa un'iniziativa che sia in grado di portare gente nel proprio paese, porta ricchezza culturale, artistica, storica, paesaggistica, turistica a tutta la nostra collettività. Il mio obiettivo qual è? Quello di continuare a proporre il Gargano nelle nostre forme e che sia chiaro a tutti che dobbiamo ognuno di noi impegnarci per la nostra comunità, perché è sempre facile, ecco, puntare il dito contro questo, quello che fa qualcosa di carino, meno carino, però impegniamoci tutti a fare qualcosa per le nostre comunità, i nostri paesi. E sono contento oggi di essere qui, tuo ospite. Perché anche tu, Giulia, nel tuo piccolo stai dando una informazione, ecco, un servizio pubblico nel tuo salotto letterario, che è ecco, un altro pianeta, come dicevo, di Borgo Certo. Talent, parallelo, che la gente anche ha bisogno di questo pianeta, di questa presenza, di questa presenza vostra, perché oggi nemmeno per te sicuramente è facile portare intrattenimento, portare informazione, ma lo fai perché sei mossa sicuramente da un bel segno profondo di interesse per la Verso ciò nostra che si fa. collettività e per il nostro territorio. Spero di poter fare qualcosa di carino anche con voi. So che ci sono dei progetti,
televisivamente parlando, proiettati verso l'autunno per un qualcosa di carino. E sì, dai, ci sono tante cose, però adesso l'importante è impegnarsi per le nostre città, comunità e promuovere il Gargano. Ne sono convinto, lo dico sempre, io non sono un abitante di San Marco e Lamis, io sono un abitante del Gargano e ne sono fiero. Bene, grazie a Luigi Mossuto, autore e presentatore quest'anno di Borgo Talent Smart Edition, e un in bocca al lupo da parte della redazione di Manfredonia TV a tutto il suo staff e a tutti naturalmente coloro i quali concorreranno in questa nuova e sicuramente accattivante edizione. Ringrazio il supporto tecnico di Andrea Colaianni, ma soprattutto voi che siete linfa vitale di questo lavoro e di queste puntate a cadenza settimanale, ovvero i nostri telespettatori. Grazie ancora Luigi. Grazie a voi, ci vediamo fine giugno su TV Gargano con Borgo Talent Smart Edition per 6 puntate che saranno durante tutta la settimana della fine di giugno pronte per voi e sperando di poter portare un po' di allegria e auguri a tutti i 12 concorrenti che parteciperanno quest'anno. Grazie a te, al Salotto Culturale, a Manfredonia TV, spero di poter portare, se sarete ancora in onda, il vincitore di questa edizione Va bene, 2021. attendiamo con ansia. Bene, grazie a tutti e l'appuntamento con Salotto Culturale è fissato come sempre venerdì prossimo alle ore 19. Buona serata.